del gruppo di Lorenzo Fontana. Presidente Borghi, la posso disturbare per Radio Radicale? Sono in diretta tra 2 secondi, tra qualche secondo sta finendo di parlare con una persona. Sono con Claudio Borghi, che come sapete è stato presidente della Commissione Bilancio nella precedente legislatura. Gianfranco, sì, prego. intanto se vuoi ti do una dichiarazione di Salvini, la diamo ai nostri ascoltatori proprio a proposito Ah, di... guarda, no, Prego. Borghi ha appena fatto. Prego. Allora, io sono, ecco, onorevole Borghi, è stato eletto Lorenzo Fontana. Allora, immagino che lei sia soddisfatto. Allora, innanzitutto c'è stata questa scena di questo striscione, cosa ne pensa? Se l'aspettava dal Movimento 5 Stelle e non dal PD? Ma sai che non l'ho visto lo striscione? Io ero sulla tribuna dei senatori e non l'ho visto. Però non ho visto cosa c'era scritto sullo striscione, ma mi è bastato vedere che non hanno applaudito. L'ho trovato oggettivamente di cattivo gusto perché noi abbiamo sempre votato presidenti che non ci sono, anche quando non ci sono piaciuti, però per correttezza istituzionale abbiamo sempre votato. E stiamo parlando non di un pericoloso estremista, qua al di là di qualche scemenza che scrivono i giornali, ma stiamo parlando di un discorso che è stato assolutamente inclusivo e penso che avrebbe dovuto ricevere applauso di tutti, ma pazienza, sappiamo come sono fatti. Allora, che cosa le è piaciuto del discorso di Lorenzo Fontana? Allora, lui ha posto l'accento sulla diversità, sul ruolo del Parlamento, ha fatto anche questo gesto nei confronti del Papa. Avrebbero potuto applaudirlo tutti? Io sinceramente, veramente, anche in questo caso, vedere qualcuno che esitava nell'applauso al Papa, a campi invertiti, quando c'è qualsiasi richiamo, anche il più provocatorio, no? O similari, si va sempre a vedere che c'è quello che non ha applaudito e si monta il caso, no? Similari. Invece in questo caso, cioè, si fa un saluto al pontefice, ma dico, ma di che cosa stiamo parlando? E in ogni caso, però, del discorso di Fontana, se devo scegliere una cosa che ho apprezzato in modo particolare, è stato il richiamo al problema della disabilità, perché è una questione importante, è una questione che in troppi, diciamo così, pensano che. O, insomma, Che riguardi gli altri. riguarda gli altri, invece deve riguardare tutti i cittadini. L'inclusione delle persone con disabilità è fondamentale. Ma veramente, è una questione: basta rompersi una gamba, come è successo a me 2 anni fa, Ah, me lo ricordo. me l'ho rotto male, no, la gamba, ed era un periodo oltretutto quando c'era il rinnovo delle cariche, per capire che il mondo cambia. Beh, allora a quel punto poi capire che tutti devono essere inclusi nella società a tutti i livelli e che tutti questi, fra gli ostacoli che vanno rimossi, ci sono proprio anche quelli tipici, è fondamentale. Allora, lei stamattina li avrà letti i giornali, perché insomma, com'è è stato ah, non vabbè, insomma, com'è stato com'ha ha sentito da come è stato descritto Sì, ma è la solita storia, cioè ogni volta che se la sinistra indica un nome, questo è un santo, no? Istantaneamente diventa uno scienziato, uno statista e cose di questo tipo. Se invece viene indicato dalla Lega, iniziano subito le foto caricaturali, quelle con la maglietta, e Putin, no? E così via. Ma pazienza, sappiamo che è così, non ci posso far niente. Questo Fontana, in realtà, cioè, Fontana è una persona di enorme cultura. Cioè, Fontana sta inseguendo, adesso non mi ricordo se è la seconda o la terza laurea, cioè adesso a parte tutto, cioè non è uno così preso al circolo delle bocce. Cioè, stiamo parlando di una persona di enorme cultura, di una persona profondamente cattolica. Spero che non sia un marchio di infamia, ecco, ormai essere cattolico. Dice, apprezza la famiglia tradizionale, anche questo spero che non sia oggettivamente un oggi marchio di molti infamia. sottolineavano si è sposato con Rito Tridentino. Anche questo? Beh, cioè, per un partito come noi, che è anche attento alle tradizioni e così via, non è
anche questo dovrebbe essere un titolo di merito. Aspetta, lei è senatore, le volevo chiedere, allora, ieri ha visto quello che ha visto, le volevo chiedere questo. Come ha trovato il comportamento dell'opposizione al Senato e poi qui nel passaggio tra ieri e oggi? Allora, ieri lì non avevano un candidato di bandiera, oggi l'hanno trovato ognuno per la sua strada. Dei gruppi parlamentari ben avveduti ci pensano un po' prima di cadere in certe trappole? Punto interrogativo, una domanda. No, innanzitutto fa capire, e anch'io lo sto capendo, avendo avuto l'onore di sedere in tutte e due i rami del Parlamento, che sono diversi. Io mi rendo conto che dall'esterno si pensi che il Parlamento sia una cosa sola, e lo è formalmente, ma la Camera è la Camera e il Senato è il Senato, quindi ci sono meccaniche, persone, idee differenti. Dall'altra parte comunque però dà l'idea che tutti di solito si divertono e si divertiranno a evidenziare qualsiasi tipo di disaccordo all'interno della maggioranza, cosa che è normale perché in una maggioranza politica è ovvio che ci possono essere posizioni diverse, ma la verità è che l'opposizione è totalmente disgregata, non c'è nessun tipo di accordo, di strategia o similari, cioè sono così dei gruppi senza un progetto alternativo del paese in questo momento, ma va bene, ci ripariamo per 5 anni. Bene, grazie a Claudio Borghi per la disponibilità di questa intervista in diretta su Radio Radicale, e vediamo anche cosa dicono altri esponenti politici di altri gruppi. Nel frattempo un po' qui il transatlantico, le presenze li sono